se lei permette. Prego. Va bene, grazie per la sua presenza, ci onora e onora suor Anna Monia, che è veramente una persona, secondo tutti noi, straordinaria. Due parole su suor Anna Monia. Lei è laureata in giurisprudenza, laureata in economia, legale rappresentante dell'Istituto Marcelline, Ambrogino d'Oro, la maggiore onorificenza che viene data a Milano. Io sono, per me è indimenticabile il momento in cui, grazie alla televisione, l'ho scoperta. E così come è indimenticabile per chiunque abbia sentito la sua audizione in Senato proprio sul tema della scuola. Lei è, la scuola, il suo motto è: la scuola non è dello Stato, la scuola non è della Chiesa. La scuola è delle famiglie. Abbiamo collegato anche Cristina Ravenda, a cui do un benvenuto. Questo, senti chi è questo. Cristina Ravenda è rappresentante della sala stampa del Vaticano. Dalla sala stampa scaturivano tutti i testi di Papa Wojtyła, il direttore era Navarro Valls, a cui ha fatto seguito Padre Lombardi. Benvenuta Cristina. Poi dovrebbe essere collegato il professor Fiorenzo Galli, il presidente del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Il professor Galli sarà uno dei protagonisti delle prossime sessioni, ma ha chiesto di poter assistere a un paio di sessioni per capire bene come funzionano le nostre riunioni ed essere il più eccellente possibile quando tocca il suo turno. Poi vorrei dare un saluto particolare a Gianfelice Rocca, che ha fatto dell'Humanitas non solo un ospedale di straordinaria importanza, ma anche un centro di ricerca e di formazione. Vorrei dare il benvenuto al professor Stefano Zamani, economista accademico che Papa Francesco ha designato come presidente della Pontificia Accademica delle Scienze della Storia. E poi abbiamo due, poi finisco, do la parola al signor Ministro, ma stasera tutti noi siamo obbligati a prendere due caffè, perché abbiamo collegato Marco Lavazza, che ci costringe, tutti voi ricordate la straordinaria pubblicità, il caffè Lavazza veniva bevuto in paradiso. E abbiamo collegato Riccardo Illy, che invece ci porta nella camera della grande moda, della grande eleganza, del grande lusso, che era un spot che vedeva una modella straordinaria che era voltata di spalle, sente una persona che poggia una goccia sulla sua spalla, sente un profumo straordinario e lei gli chiede: ma Dior? Dice: no, Illy. Ecco, mi scusi questa presentazione di persone particolari, signor Ministro, lei ci dà un grande onore e le do la parola. Grazie veramente. Innanzitutto permettetemi di ringraziare Alfredo e Leila Ambrogetti. L'idea di aver voluto questa associazione in questo momento mi sembra straordinariamente importante. Questa idea di un paese che deve tornare a progredire, un paese che si vuole rimettere in movimento. Sono 20 anni, forse 30 anni, che il tasso di crescita di questo paese è fra i più bassi d'Europa. E ormai è molto chiaro a tutti che la crescita di un paese è legata molto, direi in maniera strettissima, alla quantità di investimenti che si fa in educazione. Così come è chiaro che lo sviluppo è legato alla qualità di questi investimenti. Se vi è quindi una necessità che noi dobbiamo avere, è quella di guardare certamente alla quantità degli investimenti, ma anche alla qualità degli investimenti in educazione. L'educazione non riguarda i ragazzi, no, riguarda tutti. Pensiamo soltanto a questo dato per cui
La Commissione europea sostiene, io credo ha ragione, che il nostro è il paese ultimo in Europa per competenze digitali. Questo tra l'altro rischia di aprire una divaricazione generazionale tra i nostri ragazzi che non solo sono abituati ad usare telefonini, iPad, ma che ad esempio sono abituati a usare quotidianamente il concetto di realtà virtuale perché lo strumento con cui loro non solo giocano, ma si relazionano fra di loro e quelli come me che hanno i capelli bianchi, cioè quei pochi che mi rimangono sono bianchi, gli altri non ci sono più, che in realtà ogni volta che affrontano una nuova tecnologia si sentono spiazzati e comunque sempre alla rincorsa. Io insisto nel dire questo, il tema dell'educazione è un tema che riguarda tutto il paese. In questa fase, anche in un qualche modo resa meno evidente, meno stridente proprio dall'emergenza Covid, siamo di fronte ad un cambiamento veramente epocale nell'uso delle tecnologie, ad esempio della produzione. E se noi, ad esempio, non abbiamo chiaro che c'è bisogno di un salto di dimensione nelle competenze di tutte le persone che lavorano in questo paese, specialmente questo paese riuscirà a cogliere i vantaggi di quello che si chiama, viene chiamato la quarta rivoluzione industriale. Quindi la prima considerazione che io faccio è, attenzione, ci siete ancora? Scusate, vedo un'immagine ferma. Mi sentite? Sì, sentiamo. Scusa Luigi. Allora dicevo, c'è innanzitutto un problema. C'è un problema di innalzare il livello educativo e formativo di tutto il paese, comprese le persone che sono fuori dal ciclo scolare. C'è un problema di adeguamento delle capacità di apprendimento di tutto il paese. All'interno di questo c'è un problema di scuola, ma non limitiamo il problema dell'educazione al tema dei ragazzi in età scolare. Secondo, certo, noi abbiamo un problema in questo paese di riportare la scuola al centro dell'attenzione del paese. La scuola è lì, è come se ci fosse sempre stata, ce ne accorgiamo quando manca. Io ricordo sempre questo, lo ricordo a tutti, noi abbiamo vissuto, io ero assessore, Stefano se lo ricorda bene, il terremoto dell'Emilia, cioè quando di colpo tra Ferrara e Parma tutte le scuole ci sono andate giù. In quel momento ci siamo resi conto tutti di quanto fosse rilevante la scuola, non per i ragazzi, ma per la nostra comunità. Io vedo giustamente tantissima attenzione, vedo l'idea delle scuole chiuse, anche se le nostre scuole non hanno mai chiuso, perché i nostri insegnanti sono sempre stati al loro posto. Vedo adesso questa ossessione per la DAD, dico ossessione perché bisogna capire come i nostri insegnanti hanno fatto uno sforzo di innovazione straordinario in questo periodo. Certo che la scuola è in presenza per definizione, ma i nostri insegnanti hanno fatto uno sforzo straordinario per mantenere il contatto con tutti i loro allievi e gli va riconosciuto, perché altrimenti sembra che i nostri insegnanti siano stati lì inerti e inermi di fronte a quello che succedeva, invece hanno reagito. Ma il tema di fondo è questa idea che bisogna ritornare ad un paese che faccia un grande patto per lo sviluppo della scuola. Perché questo non riguarda soltanto i ragazzi o le famiglie di coloro che hanno bambini a scuola, questo riguarda il futuro di tutto il paese. Per questo, in una riunione dell'Associazione per il Progresso del Paese, credo che in questa idea di progresso ci sia l'idea che il progresso non è semplicemente qualcosa che accade, qualcosa che dobbiamo fermarci da farlo succedere. Il progresso è quello che noi siamo capaci di fare, cioè quello che noi siamo capaci di immettere nella nostra volontà collettiva. Era questo. Quindi, dottor Ambrosetti, come lei vede, il mio non è soltanto un saluto. Il mio è un riconoscimento dell'evidenza che il far crescere nel paese questa nuova visione di un paese che si deve riunire intorno alla sua scuola, perché la scuola è il pilastro della crescita e dello sviluppo, credo che sia fondante. Ma questo non è sufficiente. La scuola, l'educazione è il pilastro dell'eguaglianza, perché o le differenze si formano nella scuola o nella scuola si forma questo spirito di eguaglianza che è la base della partecipazione. E quindi investire nella scuola vuol dire ampliare la partecipazione, quindi i diritti effettivi.
ampliare non solo gli entitlements, ma anche i capability delle persone. E questo credo che sia importante, su questo credo che Stefano Zamani ci dirà lui più di tutti, avendo noi tutti imparato da lui questa visione delle cose. In questo c'è sicuramente quello che dice suora Anna Monia, che io voglio ringraziare qui. Voglio ringraziare moltissimo, non solo perché i suoi stimoli sono stimoli che oggi sono fondamentali per questo Ministero, ma anche perché lei sempre ricorda che esiste una componente di umanità, e la componente di umanità è quello che noi dobbiamo ritrovare nel momento difficile e doloroso che stiamo vivendo. Su questa componente di umanità, una umanità che oggi possiamo sostenere anche con più attenzione a tutte quelle nuove tecnologie che oggi ci sono a disposizione, ma che dobbiamo sapere governare e insegnare ai nostri ragazzi a governare. Quindi più capacità critica, più visione critica. Però una visione critica che serve se al centro vi è e c'è questa visione di una umanità che ha bisogno di più eguaglianza e più inclusione. Faccio l'ultima considerazione di cui ho parlato con suor Anna Monia, quindi mi permetto di farla anche a voi. Noi abbiamo di fronte una sfida straordinaria, che è quella che il Papa ci ha mandato. Il Papa ci ha detto questa cosa di un patto educativo globale, che prende dentro due cose che in questi anni abbiamo forse non colto nella sua profondità. Il processo di globalizzazione, io credo che sia stato un straordinario cambiamento rispetto al passato. Forse dobbiamo riempirlo con qualcosa di più. Non è bastato immaginare che fossero le dinamiche di mercato a risolvere, perché comunque dentro abbiamo ancora dei problemi di istituzioni che comunque non sono adeguate al livello di globalizzazione che abbiamo raggiunto. E dall'altra parte l'idea del patto. Il patto si fa fra uguali, e quindi un patto educativo globale vuol dire anche ripensare completamente le relazioni internazionali e porre l'educazione al centro. Su questo indicazione di Papa Francesco, io credo che abbiamo tutte le sfide che sono di fronte a noi in questa epoca, e credo che l'intenzione dell'associazione di ripartire dalla scuola credo che sia fondamentale. Noi abbiamo bisogno di una, non riesco neanche a usare la parola riforma, perché mi sembra, diciamo, una capacità di porre la scuola al centro. Io non so se sono 20 anni, se sono di più, se sono di meno. Però sicuramente non si può uscire dall'emergenza se noi non riprendiamo a riconquistare il nostro orizzonte. E il nostro orizzonte si fa andando oltre l'emergenza. Grazie, dottor Ambrosetti, grazie a tutti. E scusatemi, ma domani ho un impegno a cui devo rispondere, perché devo andare in Parlamento a rispondere sul piano nazionale di rilancio e resilienza. Grazie, dottore, a tutti. Dottore, scusi, grazie al comune amico Romano Prodi, che mi ha scritto anche oggi. Romano Prodi non è, mi perdoni, non è soltanto un amico, è il mio maestro. Sì, lo so. Sono devoto ai maestri. Io credo che noi abbiamo bisogno di grandi maestri. Ha scritto anche oggi e mi ha fatto capire che lei è il campione che noi speravamo che fosse il nuovo ministro dell'istruzione. Persone, è troppo buono essere il mio maestro. Di come ministro dell'istruzione, lei ha dei campioni sportivi straordinari stasera. Sì. Va bene. E Berruti, il mitico vincitore dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma. Sono i figli di Fausto Coppi. Bene. E la figlia di Felice Gimondi. E Sara Bertolasi, 2 volte olimpica di canottaggio. Ho visto. E con lei stasera, con le sue parole, abbiamo capito che abbiamo un campionissimo come ministro di istruzione. È comunque una persona che ha ben chiaro una cosa, dottor Ambrosetti. Non c'è nessuno che ce la può fare da solo. Io dico sempre una cosa e la voglio ripetere a voi. Per un qualche motivo, sulle mie spalle c'è il peso di metà del paese. È troppo per me. O lo portiamo assieme o non ce la può fare nessuno. Quindi portiamolo assieme. Questo è il mio ringraziamento a tutti voi. Grazie. Grazie mille, signor Ministro. Grazie, buon lavoro. Grazie.